tanto cose passano, la tua censura, sesso e violenza e foto di gatti e affetto brutale. Sparati in faccia con aria compressa, ma basta che mi prometti di andare in giro con la pistola per difendermi e di tagliarmi la carne da mangiare nel piatto. È stata una delle ultime tracce che ho scritto per il disco, mi è venuta molto molto spontanea, è uno dei pochi pezzi di cui ho scritto testo e musica insieme ed ero molto soddisfatto perché diciamo mi suonava abbastanza simile e abbastanza diverso al tempo stesso da quello che era l'album d'esordio, insomma. In qualche modo è stato il pezzo che mi ha dato la spinta poi a mettermi sul serio e lavorare a tutti gli altri che avevo, diciamo, in forma di appunto o come dire parte del testo, parte della scrittura, però mi mancava qualcosa. E quindi da quel brano invece è venuto di spontaneo e non ho avuto stimolo a fare tutto il resto. Come scrittura è stato un pochino più difficile da registrare perché essendo un brano abbastanza semplice dal punto di vista musicale abbiamo scelto di registrarlo nel primo studio e quindi così, siccome era il mio primo impatto con il vero studio di registrazione, perché il primo album l'avevo fatto praticamente a casa oppure registrando mia voce nella sala prove dove lavoravo, insomma mai in vero studio, l'impatto è stato un po' complicato, tant'è che alla fine, questo non l'abbiamo mai detto, è l'unico brano in cui la voce che si sente nel disco è quella che mi sono registrato a casa da solo, quella del provino, anche se tutto il resto della produzione invece è assolutamente in linea con il resto dell'album. Le voci che ho registrato in studio erano ancora un pochino troppo angosciate, diciamo, non erano ancora molto sciolte, quindi abbiamo deciso di tenere la voce del provino. Corso Trieste è stato invece il primissimo brano scritto dopo l'uscita del sorprendente album d'esordio, avevo questo giro di accordi di piano, un po', qualcuno ha detto un po' l'indittiano, un pochino anche un po' la Baglioni, volendo, c'è un brano di Baglioni che è molto molto simile, 3/4. E lì invece il problema è stato il testo, cioè ho scritto 3-4 testi che non mi convincevano però assolutamente e c'avevo in testa questa immagine, padri stanchi, tornano a casa, però dicevo come faccio a scriverci un brano, di che parla, e poi ho capito che metterci, diciamo così, affrontare un po' questo tema dell'adolescenza e quindi poi finire con un finalone emo, con i Zebu Penguins, è stata un po' la chiave che mi ha permesso di sfruttare questo pezzo. Il testo molto molto vecchio, addirittura mi sa scritto, iniziato a scrivere, riscritto mille volte, comunque iniziato a scrivere addirittura prima che uscisse il sorprendente album d'esordio. E musica invece molto recente, tra l'altro un pezzo in cui c'è stato moltissimo l'intervento di Rio Fontanelli, di Flaga, che ha coprodotto il disco. È uno dei pezzi di cui sono più soddisfatto a livello di suono, anche se forse lo ha suscitato un po' di polemiche quando è uscito, perché sembrava una svolta pop che poi io faccio un bene. Insomma, primo non ci vedrei nulla di male, secondo non mi sembra nemmeno un pezzo così radiofonico, come si dice. Ho pensato che mi sono molto soddisfatto perché gira molto bene, in realtà sì, funziona come pezzo pop, però anche dei suoni mi sembrano abbastanza particolari. Ed è un po' stato, diciamo, forse il ponte tra il primo e il secondo album, ecco. Sono impiegato pezzo centrale del disco, per quanto mi riguarda, perché un'altra delle prime cose che ho iniziato a scrivere per questo album, e cioè, ero sicuro che volevo un brano che sia la stessa storia di un impiegato, anche se il testo non c'era del tutto, la musica pure è arrivata molto più tardi, ma il titolo c'era da subito, l'idea che ci fosse questo testo, no? Questo pezzo storia di un impiegato all'interno di un disco che si chiama Claremont, questo era un po' il punto di partenza. E anche qui grande intervento di Enrico che ha cambiato abbastanza l'aspetto del pezzo, portando un pezzo cupo e, diciamo, questa cupezza, usando il linguaggio un po' della New Wave, perché
non so, sul finale ci sta il Solina String Ensemble, che è una sorta di sintetizzatore che usavano in Joy Division tra gli altri, quindi con questo richiamo un pochino alla New Wave. C'era già nel brano, ma l'ha tirato molto fuori Enrico, ed è un pezzo che mi sono molto soddisfatto. Tra l'altro il richiamo alla New Wave c'è anche fortissimo nella citazione di Diaframma nel testo. Tanto sono contento che Federico Di Mani l'ha sentito e credo lo abbia apprezzato, spero, a quanto dice. Roma Sud è un brano che non c'entra un cazzo, come ovviamente c'è il richiamo alla Roma Nord del sorprendente album d'esordio dei Cani, e come in quel caso mi piaceva un po' l'idea di spiazzare l'ascoltatore, cioè mi sembra che nella musica indipendente italiana si osa spesso un po' poco, cioè il disco del gruppo è abbastanza come l'aspetti, l'idea di metterci una cosa che non c'entra assolutamente nulla e che quindi spiazzi un pochino mi divertiva molto, mi piacciono molto le cose di Chris X, che tra l'altro è anche un grandissimo amico e mi ha accompagnato e supportato moltissimo nella realizzazione di questo disco, è un pezzo secondo me molto molto bello. Quando gli ho detto prova a mandarmi del materiale per un brano ambient anche in questo disco, gli ho detto fammelo un po' luminoso. E all'inizio ci ho messo un po' per capire che quel brano effettivamente è luminoso, però l'idea è proprio di uscire un po' dalla tetraggine della Roma Nord del primo disco e di rivolgere. In Porto Samui è sempre una collaborazione con Chris X e praticamente avevo registrato questo giro di piano molto triste, diciamo un po' malinconico, passandolo attraverso un registratore a quattro tracce, rotto, e rallentandolo, facendoci le varie cose per sporcarlo, e praticamente Chris X, Cristiano era stato in Thailandia da poco, aveva registrato un po' di rumori ambientali, sempre con l'idea un po' di spiazzare, mi piaceva l'idea di mettere all'interno di questo disco dei Cani, che quindi sono un po' che parla di Roma, eccetera, eccetera, mettere dei suoni che vengono proprio dall'altra parte del mondo, dalla Thailandia, era un'idea che mi piaceva molto. E mi piace anche molto il messaggio di Giacomo Fiorenza, che aveva già mixato anche il sorprendente album d'esordio, che ha dato tutta un'altra dimensione al brano, perché il piano è quasi soffocato da questi rumori di fondo, dà secondo me un bel un senso di vuoto molto forte. È stata scritta quasi esattamente 2 anni fa, mi ricordo proprio il giorno, eravamo a Milano per suonare appunto e al computer, stando a Milano, non so perché mi è venuta in mente questa di cercare un po' di robe su Milano e sono finito a leggere questa testimonianza di un amico sulla morte di Piero Manzoni, un amico di Manzoni, e mi ha colpito molto lo scarto tra l'idea di artista di 50 anni fa e l'idea di artista di adesso, l'idea che è anche un po' imprenditore oggi, perché un Maurizio Cattelan, che non viene esplicitamente citato nella canzone, però è un po' una figura un po' imprenditoriale, cioè sì, è un provocatore, eccetera, però anche uno che ammette lui stesso di essere un imprenditore, anche un po' un paraculo. E così come la Milano di 50 anni fa e la Milano di adesso, l'atteggiamento nei confronti dell'arte di 50 anni fa e di adesso. E niente, volevo fare un brano che parlasse di questo contrasto. Un brano, tra l'altro, che facendo il disco non pensavo che sarebbe passato forse un po' inosservato, perché non lo so, lo vedo come un pezzo molto intimo e anche, non lo so, non facilissimo forse immedesimarci, sì, o comunque non proprio molto diretto, invece mi fa molto piacere che sia stato uno dei brani mi sembra più apprezzati del disco. E niente, come altri pezzi a livello di testo, come a molti altri pezzi del disco, è un po', no? Diciamo, parla di quello che succede quando si cresce, che è un po' positivo, un po' meno. Ecco, io sì, ovviamente sta per Fammi Fuori Game, di cui diciamo è sfortuna il sottotitolo, secondo titolo. È strano dedicare un pezzo a un altro disco, però non lo so, mi sembrava molto appropriato.
perché effettivamente nei due anni intercorsi tra il primo e il secondo album, una cosa che mi è stata molto vicina, mi è servita molto, è stato proprio ascoltare ossessivamente della musica, alcuni dischi, tra cui appunto i Cambio Pure Game. E quindi mi era uscita fuori questa cosa, questo pezzo diviso un po' in due parti, la prima molto, molto aggressiva, molto punk, la seconda forse, che è forse il vero richiamo più esplicito a quel cantautorato di 90, un po' Max Gazzè, che si è detto spesso intorno ai Cani. Il fatto che chiuda questo disco è anche molto significativo per me, perché è proprio un po' un mettere un punto alla storia che racconta tutto l'altro del disco e dare un po' una sorta di riuscita a tutte le ansie, le pressioni, i problemi, le cose che emergono nel nostro disco. E poi in realtà sì, c'è una ghost track che comunque è una parte rispetto al resto dell'album. Non lo so, risentendo il disco ho detto oh, bello, insomma, certo c'è molta malinconia, finiamo con una cosa che faccia un po' ridere, che cioè, volevo uscisse fuori solamente un lato così malinconico, problematico, eccetera. E siccome avevo conosciuto Matteo Bordone qualche mese prima, qualche settimana prima, ed è uscito fuori questo personaggio del, diciamo, l'hipster tra vent'anni, come sarà invecchiare per chi ha fatto questo tipo di vita. E il personaggio faceva molto ridere, mi ha ispirato a scrivere questo testo e gli ho chiesto ti va di cantarlo, gli ho detto sì. E mi fa anche molto ridere il fatto che i Cani, band romana per eccellenza, l'unico pezzo veramente romanaccio me la fa cantare a uno di Varese. E quindi volevo finire con questo così. Un'altra cosa per cercare di spiazzare un po' l'ascoltatore.